Buongiorno, buongiorno a Buongiorno. tutti, buongiorno a Sheila che è la nostra ospite di oggi. Io ecco come sempre do il benvenuto a tutte le nostre amiche che ci seguono in questi giorni, in queste nostre dirette. Direi insomma intanto aspettiamo che le persone si colleghino, siamo stati abbastanza puntuali oggi, quindi spero che chi conosce il nostro appuntamento alle 17 si colleghi in questi minuti. Intanto vabbè, chiedo a Sheila come sta, è tutto Bene, bene? grazie Quindi, Sabina, spero anche tu tutto ok? tutto bene, Sono grazie. molto contenta di essere qua con te. Bene, grazie. Io ho già ospitato le tue socie, le tue colleghe nelle settimane scorse e le ho presentate come amiche. Mi fa piacere poter attribuire anche a te questa qualifica perché ci Grazie. conosciamo ormai lavorativamente parlando, insomma, da qualche anno e ho avuto veramente il piacere in questi anni di collaborare con Sheila, con Luca e Grazie. Giulia Vedeschi. Allora, diciamo chi è Sheila, molti sicuramente di voi la conoscono. Sheila Odino è la fondatrice e socia, appunto, insieme a Julka e Luba Vedeschi di My Beauty Academy. Da 19 anni si occupa del settore nese, è stata un'icotecnica, è un'icotecnica presso i suoi due centri e poi come trainer presso appunto l'Accademia My Beauty Academy che ha contribuito a fondare. E adesso c'è anche una grande novità perché non è più solo Accademia, se così posso dire, ma c'è così, chiamiamolo una sorta di spin-off, c'è una nuova realtà che fa capo a My Beauty Academy, di cui oggi appunto Sheila ci racconterà e ci parlerà. Sì. E Sheila comunque anche ha partecipato a competizioni internazionali, quindi diciamo è veramente Giudice. un'esperta nel mondo nese, a 360 gradi direi. E in più, ecco, la parola ricerca è quella che più si addice al suo spirito e la conoscerete per chi già non la conosce oggi e vedrete che è un piacere, sentirla parlare, sentirla, così, raccontare della sua esperienza, della sua azienda, della sua esperienza di formatrice anche. E devo dire anche su Beauty Plan, io gliel'ho detto quando ci siamo conosciute il primo anno, mi piace oggi ripeterlo, veramente i suoi articoli mi hanno fatto capire e conoscere tante cose del mondo nail che magari fino a quel Grazie. momento non conoscevo o comunque non avevo percepito in tutto il loro valore. Grazie Quindi direi, mille. vediamo appunto di salutare le nostre amiche. Speriamo che Buongiorno a qualcuno si tutte. collega. Adesso in questi giorni, insomma, con la riapertura, so che molte sono impegnate, ma Certo. spero che arriveranno presto. Meno male. Diciamo che salutiamo Loretta, chiaramente Liuba, grazie di essere anche tu qui con noi oggi. Loredana, buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Cominciamo un po' a raccontare la storia allora di My Alchemy. Anticipavo Certo. prima, ecco, però raccontaci tu di cosa si tratta questo nuovo brand. Allora, innanzitutto Sabina ti ringrazio perché io mi imbarazzo sempre di fronte ai complimenti. Ovviamente, se abbiamo collaborato con voi, abbiamo deciso insomma di collaborare con Beauty Plan Nail Expert perché per noi erano delle ottime riviste, quindi noi abbiamo creduto fortemente nei vostri progetti, ci avete lasciato spazio di dire quello che è stato per tanti anni comunque il nostro lavoro e che adesso si è leggermente trasformato, come hai raccontato tu, no? Quindi da tecnica, onicotecnica, dermopigmentiste le mie cugine, siamo poi diventate delle trainer, delle formatrici e quindi abbiamo attraversato tutte quelle fasi, diciamo dalla più difficile che è quella sul campo, perché è veramente molto difficile lavorare sul campo tutti i giorni per tanti anni, mantenere comunque un livello di qualità molto alto. Quindi ti ringrazio perché ci hai fatto raccontare non solo la nostra esperienza, ma tutto quello che è in realtà anche diciamo tutta la parte di nail marketing, no? Quindi nail marketing che cosa significa? Significa proprio il marketing delle unghie, come hai detto bene tu, il mondo nail. Il mondo nail è un mondo a parte e io ho voluto trattare proprio il marketing del nail su una rubrica che tuttora, per cui tuttora scrivo per voi e vi ringrazio tantissimo per questo. Diciamo che come è nato My Beauty Academy, cercherò
di essere breve, perché non mi piace, come dicevo prima, parlare troppo, ma essere, arrivare dritta al punto. Anche perché, ti interrompo solo un secondo, sì. È una storia che comunque che ha già 10 anni, o forse ah, più. Sì, certo, no. Sì. Di formazione sì, 10 anni più altri 7-8 anni prima, insomma parliamo comunque di, ero una ragazzina, avevo 19 anni, adesso ne ho quasi 38, quindi insomma ne ho di esperienza alle spalle da questo punto di vista, e anche come imprenditrice, quindi nel marketing nasce perché non sono mai stata solo una tecnica, diciamo, singola, ma ho sempre avuto un team grazie al quale poi siamo cresciuti nel tempo, sia come centro salone, come centro estetico, sia poi come accademia, quindi ringrazio ovviamente tutti i nostri collaboratori che ci hanno fatto crescere ci hanno permesso di creare My Beauty Academy. My Beauty Academy è una realtà formativa che nasce a Torino, noi siamo torinesi, e si espande piano piano in tutto il nord Italia, quindi per adesso stiamo lavorando ovviamente sul nord Italia. Ed è una realtà in cui noi abbiamo come filosofia principale, parlo sempre al plurale perché noi siamo una cosa unica, quindi io e le mie socie abbiamo 3 settori distinti che adesso vi spiegherò, però in realtà la nostra filosofia è unica, cioè imparare per poter lavorare il più possibile, ok? Quindi noi vogliamo far lavorare le nostre allieve, questo è il primo concetto, perché sappiamo quali sono le esigenze dei professionisti che lavorano nel salone. Ok, quindi tutti i corsi sono strutturati in percorsi professionali, quindi parti da 0 o parti da 2 o parti da 10, ogni percorso che noi studiamo per te, quindi creiamo un percorso personalizzato, viene studiato proprio perché, io nel mentre saluto anche qualcuno, sì. Lo studiamo proprio dal tuo punto di partenza, quindi tu parti da qua, perfetto, possiamo andare avanti e portarti attraverso un percorso master, che è un percorso di alta professionalizzazione, a diventare quello che tu vuoi essere. Quindi, questo ovviamente... nei vari ambiti di cui voi vi occupate. Bravissima, no? Quindi io mi occupo del settore nail, tutto quello che è la ricostruzione, appunto dal corso di ricostruzione unghie, tra virgolette, base, ai corsi più avanzati. Le mie socie si occupano di lash, quindi ciglia, dall'extension, laminazione, anche qua un percorso formativo importante, e poi per me il make-up, che è nato in realtà... noi ci chiamavamo Mani Magia Accademia, Mani Magia, che poi è diventato Mani Magia Accademia, il centro estetico era proprio Mani Magia ed era in una cittadina qua vicino a Torino, ed era nato, il trucco permanente è nato con le mie socie proprio nel 2003, quindi abbiamo un'esperienza sul trucco permanente anche non indifferente. Cioè, abbiamo parlato anche di questo. Esatto, ci tengo a sottolinearlo, non siamo delle nuove dermopigmentiste, ma abbiamo fatto i primi corsi, e addirittura le nostre mamme, adesso non voglio andare troppo indietro, però anche loro facevano... insomma, di famiglia, possiamo definirli. Bravissima, quindi il concetto è che noi seguiamo questi 3 settori, trucco permanente, ciglia e nail. Ognuno si occupa di un settore diverso perché ovviamente noi creiamo i protocolli, creiamo i prodotti, e qua arriverò alla linea My Alchemy, e gestiamo tutto quello che è la creazione delle innovazioni. Le innovazioni ovviamente seguono sempre prodotto, corso, ok? Quindi vanno sempre... di pari passo, ok? Quindi non immettiamo nel mercato un prodotto senza dare gli strumenti alle nostre allieve per poterlo utilizzare al meglio, ok? My Alchemy nasce dalla nostra esigenza dopo tanti anni da distributori, perché all'inizio ovviamente non avevamo la forza che magari abbiamo acquisito nel tempo, però abbiamo piano piano costruito la nostra realtà e abbiamo deciso di creare il nostro marchio di prodotto, quindi un prodotto nail, My Alchemy Nail, un prodotto Lash, My Alchemy Lash, e un prodotto PMU, My Alchemy PMU. Giustamente. Quindi la parola alchemy, ci tengo solo a dire da cosa nasce. L'alchimia è la trasformazione dei metalli vili in oro. Quindi ci siamo proprio immaginati come da un singolo gel, da un singolo prodotto, si potesse trasformare un'unghia, per esempio, nel mio caso, in qualcosa di eccellente.
Certo, poi questo dà anche Alchemy, no? Interpreto io, ma insomma penso che possa dare anche proprio l'idea, insomma, della ricerca, dello sviluppo Certo, di un prodotto, no? Quindi del perché nel lavoro, dello tempo. studio che c'è anche dietro. Eh sì, tantissimo Sabina, perché non sembra, ma nel tempo li abbiamo sperimentati tutti, li abbiamo conosciuti tutti direttamente testandoli, quindi non perché il mercato richiedeva quel prodotto, ma perché noi sentivamo l'esigenza di averlo e quindi lo costruivamo quindi noi abbiamo distribuito e abbiamo parlato per aziende in cui credevamo tantissimo, però a un certo punto, secondo me, l'identità era talmente forte di My Beauty Academy che doveva corrispondere al prodotto My Alchemy, e così è stato. Certo, anche proprio per avere un prodotto, insomma, che rispondesse, come dicevi tu prima, Alle nostre alle vostre esigenze. esigenze, di quello che magari appunto sperimentavate sia nell'accademia che poi insomma anche nel centro sulle vostre clienti. Bravissima, abbiamo un laboratorio interno alla nostra accademia, ci tenevo a dirlo, che è un laboratorio, noi abbiamo sia la fase produttiva sia la fase proprio di ricerca, di una sorta di proprio di centro ricerca e innovazione. Cioè prendiamo un prodotto, lo testiamo e capiamo le caratteristiche, quanto è performante, se è un prodotto che rappresenta le caratteristiche che noi cerchiamo, allora lo produciamo. Certo, perfetto. Allora, adesso rientriamo però, quindi questa è un po' una panoramica di tutto, perché è giusto, insomma, visto che poi abbiamo già anche parlato in precedenza delle altre attività che seguite, proprio le altre specializzazioni, diciamo così, ecco, entrare nel mondo nail, come abbiamo detto finora. Quindi, oggi parliamo di un prodotto assolutamente geniale, di un prodotto assolutamente straordinario, però con te, visto appunto la tua lunga esperienza, come abbiamo capito in questi minuti, così raccontaci un po' di questo mondo e soprattutto dell'oggetto di oggi, che è il semipermanente, no? Quindi, Certo. dicevamo prima, ha una lunga storia di fatto semipermanente e anche un'importante evoluzione. Lascio a te la parola. Ehi, la parola semipermanente è in realtà una parola un po' che si, come dici tu, l'evoluzione del semipermanente nel tempo è stata pazzesca e abbastanza in alcuni momenti lenta. Quindi siamo passati da un 2005 in cui ho usato il primo semipermanente di una nota azienda con cui diciamo la richiesta, ecco, è nato, semipermanente era nato dalla richiesta di chi non voleva fare la ricostruzione, quindi tendenzialmente voleva applicare uno smalto che durasse più del normale, ok? Normalmente uno smalto tradizionale dura 4-5 giorni, nei casi migliori 5-6, benissimo, nel nostro caso il semipermanente durava 3 settimane, 2 settimane, all'inizio non 3-4 non le dura. Ecco, nel tempo cosa è successo? Che il semipermanente è entrato nei centri estetici per aiutare anche le estetiste che non eseguivano ricostruzione ad avere comunque un servizio nail di livello, quindi comodo, veloce. La cliente lo capiva perché non è che ci volesse tanta specificità. Certo. Non c'era una questione di allungamento, quindi chi voleva le proprie unghie laccate poteva tranquillamente utilizzare il semipermanente e avrebbe avuto un ottimo risultato. Cosa succede però? Che ovviamente nel tempo la durata del semipermanente richiedeva, cioè la cliente iniziava magari l'unghia si spezzava, voleva che durasse un goccino di più, un'unghia che magari tendeva ad andare verso l'alto col semipermanente che era un semplice smalto non si poteva modificare. Quindi tutte quelle diciamo, caratteristiche che il gel aveva le voleva avere anche il semipermanente, diceva perché io no e tu sì, benissimo, allora sono nati i gel Sock Off. Cosa sono i gel Sock Off? Sono dei gel che si possono sciogliere, quindi la parola semipermanente è il prodotto che si può rimuovere con un liquido apposito. Okay? Certo. Il gel Sock Off rappresenta invece un ibrido, quindi un avvicinarsi del semipermanente al gel. Quindi le caratteristiche di scioglibilità ci sono, ma ci sono anche quelle caratteristiche di lavorazione e durata, del gel. Ok. Quindi Genius che cos'è? Genius è un gel Sock Off, quindi è un gel che non si lima, che però si può anche sciogliere.
Uno potrebbe dire, sì, vabbè, ho già sentita questa cosa, non è che hai inventato chissà che. Io non invento niente, ho detto prima Sabina, nessuno qua nel campo delle unghie inventa, ma l'interpretazione che noi abbiamo voluto dare di questo prodotto è un'interpretazione anche legata all'anatomia dell'unghia. Cercherò di essere il più semplice possibile e veloce possibile. Ok. Ogni tipologia di unghia, perché non esiste l'unghia, esiste l'unghia gialla, l'unghia rosa, l'unghia bianca, quindi in base alla tipologia di pelle che noi abbiamo, vedo te, vedo una persona con una pelle chiara, tendenzialmente diversa da me, perché io sono più olivastra, per esempio, ok? I colori sono diversi, i nostri colori, le nostre unghie e la nostra pelle, i nostri annessi cutanei saranno diversi. Di conseguenza tu avrai una tipologia di unghia magari più rosata che richiede un prodotto che sia più flessibile, quindi un'unghia più flessibile avrà un prodotto più flessibile. Un'unghia come la mia, che tende a essere un'unghia più gialla, ok, più rigida, più secca, ha bisogno di un prodotto che sia leggermente più rigido. Quindi che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo una sola base, ma ne abbiamo cinque. Ah, beh, interessante. Per ogni esigenza praticamente, esatto, la base che allunga, la base che si bella colorata alle vitamine, noi abbiamo una base che si chiama Vita Silk Rose, che è stata, come si dice, scusa, al Cosmo Prof Award, è stata, adesso mi viene la parola, è stata scelta, okay, sono stata selezionata, selezionata per il Cosmo Prof Award, quindi il prodotto, uno dei prodotti migliori dell'anno, speriamo di vincere, il Cosmo Prof è saltato di un anno, quindi avremo la possibilità, esatto, forse avrete anche già un'altra novità ora della prossima, esatto. Comunque Vita Silk Rose è una base magnifica a base di vitamine e fibre di seta, se la vedete proprio internamente si vedono le fibre di seta, che si lavora al punto da essere, come ribadisco, un prodotto con cui puoi creare anche una bella ricopertura di un'unghia naturale, anche se l'anatomia dell'unghia per esempio va verso l'alto, va verso il basso, quindi non è un'unghia perfetta, benissimo, con questo prodotto che non si lima potrai avere un'unghia perfetta, rinforzata e anche, diciamo, che tiene alla perfezione, perché questo è anche ovviamente l'esigenza di un salone, un'unghia che tenga. Cioè, diciamo che, allora, a parte essere andati incontro, mi sembra sia l'esigenza, io ti interrompo, poi tu vai pure avanti. Allora, diciamo, oltre appunto a aver messo insieme, mi sembra di aver capito, no, le esigenze sia comunque dell'estetista, insomma, che vuole offrire appunto all'interno del proprio centro un servizio di qualità, legato appunto al diciamo alle unghie, quindi insomma, sì, sia la decorazione che anche la cura delle unghie, esatto, e poi anche le clienti. E soprattutto però quello che mi sembra importante di aver capito, visto che questi cinque prodotti che hanno funzioni diverse, se ho capito bene, proprio quello di andare incontro anche alla personalizzazione, no? Che ormai è un discorso molto importante nello skin care, lo sappiamo bene, però sempre di più in tutti i servizi da salone la personalizzazione appunto che si può offrire alle proprie clienti è un aspetto fondamentale, no? Che hai detto la cosa giusta, perché personalizzazione fa rima con fidelizzazione, quindi ciò che è personalizzato rende fedele un cliente. Io da cliente, se vado da un parrucchiere, mi fa un'analisi del capello, studia il prodotto da partire dallo shampoo per le mie esigenze, per la mia tipologia di capello, ecco, io torno da quel parrucchiere. La genericità non esiste più. Esatto, non esiste più la genericità, e questo credo che sia un po' la chiave, no? E poi mi sembra che così si possa in fondo creare un po' una beauty routine anche per le unghie, no? Con questo prodotto. Assolutamente, perché la continuità nel tempo di un prodotto corretto non rovina la lamina, questa è una cosa importantissima, quindi se il prodotto tende a sollevarsi c'è un problema, se il prodotto tende, noi abbiamo per esempio anche dei preparatori antifreddi,
fungini, abbiamo tutto quello che è la preparazione, le nostre lime sono in carta giapponese, quindi non vanno a rovinare la lamina nella fase di preparazione, quindi lo studio non è solo il prodotto, ma tutto quello che è annesso al protocollo. E il protocollo, giusto, mi collego, poi dimmi se parlo troppo. No, figurati. Se ragazze, sto parlando, io rivolgo anche a coloro che ci stanno ascoltando se parlo troppo. Se hanno domande, assolutamente sì, perché magari, esatto, c'è qualche curiosità visto che il prodotto è nuovo, no? Ma poi l'innovazione sta anche nella formazione, perché io insegno alle mie ragazze che l'analisi della cliente, della scheda cliente, no? Quella che noi facciamo, ciao Khadija, la mia allieva appunto, l'analisi che noi facciamo, un estetista fa della pelle, del viso, una analisi biomorfologica che fa del corpo, viene eseguita anche per le unghie. Questa è una grande rivoluzione di cui sinceramente tengo moltissimo. Cioè la pelle, gli annessi cutanei come le unghie vanno valutate in modo differente rispetto ad altre. Io ho una scheda cliente piedi e una scheda per le mani, perché a volte le unghie delle mani non sono come quelle dei piedi, quindi necessitano di trattamenti e prodotti diversi. Quindi insegno nei miei corsi l'analisi dell'unghia, insegno l'analisi della cuticola e la scelta del prodotto corretto. Se io scrivo bene la mia scheda cliente, scrivo che prodotti ho utilizzato, che tipologia di unghia ha, i risultati saranno davvero pazzeschi. Certo, e quindi parlavi prima di piedi, Genius possiamo utilizzarlo, può essere utilizzato sia per le unghie delle mani che per le unghie dei piedi, quindi? Assolutamente, abbiamo anche la linea acrilico, ho voluto creare proprio due prodotti per l'acrilico, semplicissimi, una polvere cover e un liquido, con cui se vogliamo ricostruire anche alluci o abbiamo problematiche, assolutamente sì. Noi abbiamo anche un percorso che si chiama Podomania, nel percorso Podomania noi insegniamo in quattro corsi tutte quelle che sono le evoluzioni anche nel mondo della pedicure, come la dry pedicure, la ricostruzione in acrilico delle unghie rovinate, insomma sì, noi siamo anche sui piedi, ho voluto comunque dare tanto anche con Genius, quindi tutti i prodotti si possono utilizzare tranquillamente. Bene, quindi l'abbiamo già un po' detto, io poi appunto sollecito se c'è qualche curiosità su questi nuovi prodotti o insomma su tutta quella che è l'attività di My Beauty Academy o sui prodotti My Alchemy, e comunque insomma, visto che abbiamo qui Sheila, credo che sia una bella opportunità poterle rivolgere qualche domanda, però ecco, intanto te le faccio io. Quindi diciamo, se dovessi insomma un po' sintetizzare in, no, come si chiede un po' nelle interviste serie, se dovessi sintetizzare in qualche aggettivo insomma i vantaggi, e poi se ce li vuoi anche spiegare, ma insomma un po' li abbiamo già detti, di questa linea Genius, cosa possiamo dire? Allora, alte performance. Se scelgo il prodotto corretto per l'unghia, avrò delle performance sia in fase di lavorazione sia in fase di tenuta. Questo è molto importante, quindi se riesco a lavorare bene un prodotto, lo amo, lo lavoro velocemente, perché insomma sappiamo tutti che in salone la velocità conta, ok? E di conseguenza la cliente sarà soddisfatta perché avrà un lavoro ben fatto, duraturo nel tempo. Quindi io dico che il prodotto è di facile lavorabilità e questa è una cosa necessaria per tutte le estetiste onicotecniche, ok? Ha delle performance di durata incredibili anche sulle clienti che hanno problemi di adesione, perché in un salone dici ma a me stanno tutte, ho un 90% di persone contente, un 10% che però si rompe un'unghietta, il prodotto salta in punta, si solleva nei laterali. Ecco, tutte queste problematiche vengono annullate dai nostri preparatori che sono fantastici, ma soprattutto da queste basi. Per quanto riguarda i colori, la nostra gamma colori, questa è una cosa a cui tengo particolarmente perché è una vita che aspetto di avere questa gamma colori, di quelli proprio belli, densi. Ecco, i nostri colori sono colori davvero molto performanti sia a livello di stesura, perché dobbiamo considerare che
magari non sono stata la numero uno nel fare una base perfettamente livellata, perché magari appunto non ho fatto un lavoro perfetto, ma i colori si adattano alla perfezione anche su superfici non perfette, quindi si autolivellano, questo è molto importante. Di conseguenza il lucido termina quello che è il lavoro di tutti gli altri prodotti, la sigillatura, quindi prodotti performanti. Se non sono anche la numero uno, riesco ad utilizzarli. Questo io ci ho tenuto a farlo perché, al di là della formazione che è sempre necessaria, però ci sono anche persone che vogliono utilizzare il prodotto a modo loro, riuscirete a farlo perché sceglierete anche la viscosità, quindi altra caratteristica di Genius, che non sono per niente sintetica, perdonami. No, siamo qui per questo, Sheila, tranquilla. Perché in poche parole, poche più o meno. Ok, per il sintetica, però il concetto è che hai varie viscosità, c'è chi ama magari una base più liquida, ce n'è una un po' più densa, una ancora più densa, e tutte queste basi non si limano, quindi la cosa positiva è che potrai effettuare anche coperture su unghie più lunghe del normale, perché col semipermanente sappiamo, classico, l'unghia non può essere... Grazie! Ci sono i complimenti per grazie. E insomma, altre ragazze che si sono aggiunte oggi. Ma io direi che invece tutte le tue spiegazioni sono assolutamente utili e insomma dimostrano proprio la conoscenza, insomma, del mercato, ma delle clienti, delle esigenze anche delle clienti, che comunque, appunto, come dicevamo prima, è fondamentale per offrire un servizio di qualità, e quindi tutto ritorna poi sempre sul discorso di formazione, di preparazione personale e professionale, legato ovviamente alla qualità del prodotto. Insomma, tenevo a sottolineare, come hai detto tu prima, scusa Sabina se ti interrompo, no, perché certo, poi mi dimentico, è che Genius è una parte della linea My Alchemy, ovviamente da buona unicotecnica quale sono io, tutta la parte di gel segue la stessa filosofia di Genius, quindi in base alla tipologia di unghia scelgo ovviamente un prodotto più flessibile, unghia più flessibile, prodotto un po' più rigido, unghia più rigida, quindi ci sono delle caratteristiche importanti anche nei nostri gel, è una ricerca anche sui gel, ci tengo perché io sono una che lima. E questo è un messaggio rivolto a tutte le onicotecniche che ci stanno seguendo, pure diciamo che ci stanno seguendo. Siamo nel mare. No, non, così ti butto lì una domanda in più, nel senso, questo, e poi arriviamo magari anche alla conclusione, ma in questo momento dove si parla tanto di problemi legati a, diciamo, questa situazione di emergenza legata al Covid-19, dove diciamo le mani sono state lavate molto spesso, si devono lavare spesso, ci sono degli igienizzanti che possono essere aggressivi per la pelle e tutta una serie di cose. Però parliamo sempre di mani, almeno noi in questi giorni, in queste nostre mette, abbiamo parlato di mano. Possiamo dire qualcosa invece proprio sulle unghie a questo punto? Ti sfrutto per questo. Ma certo, assolutamente. Povere clienti, innanzitutto diciamolo, perché va bene, poveri noi, ma anche poveri clienti che hanno dovuto tenere queste unghie a volte in condizioni pietose, quindi unghie ricostruite, unghie con semipermanenti che saltavano, perché per quanto possono essere fatti bene, insomma, 2 mesi e mezzo sono un tempo veramente... delle foto, no? Come i capelli. Esatto, foto di sei stata bravissima, sì, però hai solo più French, non hai più prodotto. Quindi tendenzialmente il danno maggiore per chi usufruisce di questo servizio sicuramente è stato quello di avere diciamo il gel, il semipermanente che nel tempo è cresciuto e quindi è andato un pochino a danneggiare la lamina. In più si è aggiunto tutte le soluzioni idroalcoliche che comunque hanno seccato maggiormente la lamina. Quello che io consiglio ovviamente sempre da parte dell'estetista di valutare lo stato di salute dell'unghia. Questa è una cosa che noi insegniamo sempre. Mani secche, ci sono 1000 trattamenti, ci sono scrub, ci sono quindi dall'esfoliazione alle maschere, a tutte quelle che sono le formule idratanti. Noi abbiamo addirittura un corso che si chiama Rituali Manicure Pedicure Spa, quindi crediamo fortemente nella cura della pelle, quindi mani e piedi vengono trattati con prodotti specifici.
Le unghie ovviamente bisogna prima valutare, prima di ricoprirle con un prodotto che per quanto tenga deve stare su una base sana, ok? Certo. Quindi se le unghie sono sane, non sono eccessivamente disidratate, distrutte, benissimo, trattiamole. Nel caso contrario, facciamo dei trattamenti per la cliente per rinforzare e per reidratare la pelle delle mani e delle unghie. E poi dopo penseremo all'aspetto, diciamo, più strutturale. Un'altra cosa importantissima a cui diciamo, tengo tantissimo a dire è il fatto che le nostre clienti diciamo, ci hanno perso per un periodo sicuramente, però secondo me seguirle e portare seguire la propria filosofia, no? E continuare a trattare l'unghia naturale mantenendola sana, questo è un dovere, penso, di tutti i professionisti. Certo. Allora, intanto arrivano ancora complimenti, Steppi, scelta Grazie. ognuno, esaustiva e professionale come sempre, quindi vedi che la pensano tutti come me. Grazie. Khadija, credo di averlo pronunciato giusto, sei il numero uno, ti dice insomma, i complimenti fioccano. Allora, chiudiamo un po' allora questo discorso, insomma, abbiamo parlato di formazione, abbiamo parlato di prodotti, abbiamo parlato appunto di clienti che non vedono l'ora, insomma, di poter tornare nei Ritornare. nostri centri a fare tutto quello di cui, insomma, cioè, si sente la mancanza in questo periodo. Come avete vissuto allora anche voi questi mesi di lockdown che abbiamo forse appena terminato e come vi preparate alla riapertura, insomma, alla ripresa delle attività? Guarda, è un po', ci hanno detto chiudete, noi abbiamo lasciato cadere la penna e abbiamo chiuso l'attività, quindi al rientro è stato, vabbè, i mesi lockdown sono stati secondo me difficili perché noi abbiamo lanciato la linea, abbiamo una nuova sede in cui ci trasferiremo che sarà di 900 metri quadri, quindi è una sede enorme. I progetti sono tantissimi, secondo me nella vita lavorativa e non, io l'ho vissuto indirettamente con i miei genitori che hanno vissuto le crisi, avevano degli imprenditori nel settore dell'estetica. Racconto sempre brevemente questa storia, loro hanno vissuto le grandi crisi dell'euro, quindi del 2001, hanno Certo. vissuto le torri gemelle, hanno vissuto le crisi economiche davvero importanti e io li ho sempre visti nonostante i loro 60 dipendenti, quindi avevano delle 15 attività, quindi veramente li ho sempre visti rimboccarsi le maniche, come si dice, no? E tornare all'arrembaggio. Quindi lo spirito di rivalsa di un imprenditore, sia piccolo o grande che sia, è quello di ritrovare l'energia nonostante ce l'abbiano tolta. Mentalmente è stato difficile, forse più mentalmente che fisicamente, perché insomma, fisicamente È stavi stata a una cosa casa. comunque veramente inaspettata e nuova veramente per tutti. Esatto. Quindi manca adesso i rapporti umani. Io ho notato in questi giorni che sono rientrata in My Beauty Academy. Magari passa una cliente e stai magari mezz'ora a parlare, prima non c'era né il tempo e a volte si dava per scontato. Invece io credo fortemente che i rapporti umani vadano di nuovo riconsolidati e il lavoro seguirà la nostra passione. Se stiamo bene noi, trasmetteremo amore ai nostri clienti. Tutti quelli che sono i protocolli di igiene nel nostro settore ci sono sempre stati. C'è qualche accortezza in più, certo, da seguire, però io sono convinta che andrà tutto bene e questo lo dico veramente con tutto il Bene, mio credo. questo diciamo ce lo auguriamo tutti e sono insomma siamo tutti sempre abbiamo speso parole insomma in queste settimane, in questi mesi sia per stare al fianco di chi in questo momento era un po' in difficoltà perché insomma come ripetiamo, è una situazione completamente nuova che ha messo in ginocchio tanti imprenditori, tante Certo, persone. io parlo in modo positivo, Sabina, perché cioè io sono un'imprenditrice che ha subito un grave danno economico, ma trovo che se uno affronta mentalmente questi gravi problemi in modo positivo, ne uscirà positivamente, in qualche modo se ne esce. Guarda, noi abbiamo iniziato personalmente, abbiamo iniziato queste dirette e anzi approfitto per salutarlo con Maurizio De Lucchi che ci ha parlato, è anche un altro nostro collaboratore di Beauty Plan e ci ha parlato appunto di allenarsi no, in modo positivo, di restare attivi, di essere attivi e di affrontare i problemi e non lasciarsi
così sovraffare dai problemi, insomma. Quindi io sono contenta dell'energia che tu oggi ci hai trasmesso. Continuano ad arrivare i complimenti, Loretta Cristofalo, Eleonora Bolognesi, madre professionista, una grande donna. Credo che tutto questo si riversi anche nella vostra attività di formazione, nei vostri prodotti. Grazie. Io direi che a questo punto possiamo salutarci. Certo. Io, diciamo, la diretta poi rimane sui nostri canali, quindi chi se la fosse persa potrà rivederla, potrà magari appunto approfittarne per scrivere a Sheila per avere qualche suggerimento, Do qualche contatto per quando do il saluto finale, diciamo. qualche informazione, eccetera. Anche perché, ecco, solo una piccola cosa che dicevamo prima di cominciare la diretta, chiaramente l'attività dell'istituto riaprirà, mi dicevi, settimana prossima. Sì, Per lunedì. quanto riguarda la formazione, invece, insomma, bisognerà ancora un attimo Ma aspettare. spero breve, perché adesso Breve. sono un po' cambiate le regole, i cinema, i teatri stanno aprendo prima, quindi siamo Vero, vero. A convinti metà che con una giugno. sede così grande, delle aule così grandi, riusciremo a soddisfare anche la parte formativa. Io vi chiedo di mettere like alle nostre pagine, perché scoprirete tutto quello che noi facciamo, che sono My Alchemy e My Beauty Academy. E noi abbiamo un e-commerce su cui potete vedere come una vetrina tutti i nostri prodotti, che si chiama www.myalchemy.it. Perfetto, Semplice, semplice. benissimo. Poi continuerete a trovare sia Sheila che Yul che Yuba anche sulle pagine di Beauty Plan. Quindi, insomma, Bravissima. il filo diretto c'è, il contatto c'è. Quindi seguite My Beauty Academy, My Alchemy e anche My Beauty Plan a questo punto. Assolutamente. La rinominiamo così. Mi piace. Senti Sheila, ti ringrazio tanto, ti faccio tantissimi auguri per la tua attività, per la Grazie tua vita personale e professionale. di cuore. Grazie. Un grosso abbraccio a tutte voi, grazie per questi appuntamenti che abbiamo vissuto insieme in queste settimane. Stato bellissimo. Io saluto tutte le amiche che si sono collegate con noi oggi, Ciao. rinnovo l'invito appunto a collegarsi a tutte le nostre pagine e anche a quelle di My Beauty Academy. E vi auguro buona serata, buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie, ciao, alla Ciao. prossima.